Nella solennità di Maria Madre di Dio, il 1° gennaio 2021, padre Franco Moscone ha esordito parlando del giorno degli auguri. Perché questo non sia un fatto semplicemente scaramantico o pagano, ha detto il pastore della chiesa locale, ci deve portare ad approfondire il significato autentico dell'augurio che ritroviamo nell'incarnazione di Dio. Ci deve portare ad approfondire il significato autentico dell'augurio, e il significato è l'incarnazione di Dio, è Dio che si è fatto uomo. Com'è possibile incontrare Dio? È possibile incontrare Dio proprio percorrendo la strada che Lui ha percorso, in forma inversa per noi, la sua strada dall'alto al basso. Per noi è partendo dal basso e risalendo, e percorrere la strada del tempo, e percorrere la strada della carne, e percorrere la strada della povertà, e percorrere la strada della creazione da rispettare nel lavoro e nella custodia, e percorrere addirittura la strada della morte come passaggio di redenzione. Se percorriamo questa strada, allora arriviamo a Dio e scopriremo, come abbiamo ascoltato nella lettura, la pienezza della divinità in noi, nel tempo, nella storia, nella creazione. Ci facciamo gli auguri per questi motivi, come cristiani, e non per scaramanzia. E la giornata della pace, siamo chiamati a percorrere la via della pace, qui in terra. Il messaggio che Papa Francesco ci ha lasciato per quest'anno ha al centro il termine che si ripete, quello della cura. Chiaro, nasce dall'esperienza della pandemia, che ci ha fatto riscoprire l'importanza di curare, di prenderci cura come elemento fondamentale della guarigione, e non solo della guarigione dalla malattia. Ci sono dentro questo messaggio alcune immagini. Lo voglio sintetizzare richiamando 3 immagini. Una ormai ci è diventata familiarissima dal 27 di marzo, quando il Papa nella piazza San Pietro, vuota e sotto l'acqua, ecco, fece quel meraviglioso discorso e benedizione per l'umanità, ricordandoci che siamo tutti sulla stessa barca. Ebbene, se questa è l'immagine, se tutti siamo sulla stessa barca e dobbiamo navigare verso il raggiungimento della pace autentica e della fraternità, il messaggio di quest'anno aggiunge 2 altre immagini, perché la barca ha bisogno di un timone e ha bisogno di una bussola. E il Papa dice così: qual è il timone per la barca della nostra umanità in preda alla tempesta? Qual è il timone che rende questa barca sicura e capace di raggiungere la riva della pace? Ebbene, è il timone della dignità della persona umana, di tutte le persone umane, nessuna esclusa. E dignità della persona significa che si deve privilegiare la relazione tra di noi, al posto dell'individualismo esasperato. Significa che si deve privilegiare l'inclusione e non l'esclusione o peggio ancora lo scarto e il mettere da parte. Significa che bisogna dare dignità e non sfruttamento delle persone. Ecco, questo è il timone della barca dell'umanità e della Chiesa, il riconoscere il valore unico di ogni persona umana. Ma sulla barca c'è bisogno anche della bussola, e il Santo Padre ci indica come bussola quelli che chiama i principi fondamentali della società, i principi sociali fondamentali, e ne sottolinea in modo particolare tre, facilissimi da ricordare. Il primo è essere solleciti, avere sollecitudine e cura del bene comune. Dobbiamo ricordarci continuamente che prima del privato e dello stesso pubblico c'è qualche cosa che precede e che fa da fondamento sicuro. E questo che precede e fa da fondamento è il bene comune. Il secondo principio sociale è la solidarietà. La solidarietà verso tutti, che non esclude nessuno. La solidarietà che parte dagli ultimi e dagli indifesi. È lì il punto di partenza per recuperare tutti e non lasciare nessuno escluso. E il terzo principio è la salvaguardia del creato. Non possiamo considerarci sani se la nostra casa comune, se il pianeta è ammalato o lo abbiamo fatto ammalare. Si tratta dei principi della dottrina sociale della Chiesa, i principi di sempre. Ma voglio chiudere con uno sguardo a Maria, oggi che è la solennità principale a lei dedicata, la Theotokos, la Madre di Dio. E lo voglio fare leggendovi un testo di un santo profeta del secolo scorso, San Oscar Romero, vescovo, martire e profeta. Dice così: avete soffocato l'afflato rivoluzionario di Maria di Nazareth, esaltandone il divino e mettendo da parte la sua umanità. Maria è donna, donna sola con un figlio, vedova in tempo in cui la vedovanza era un abominio. Era un'ebrea in una terra oppressa dai romani, rifugiata in Egitto per sfuggire alla persecuzione. Maria fu profuga, madre affannata, che spese la sua vita a seguire un figlio che talvolta non capiva. Maria, donna libera, che segue per le vie della Palestina il figlio, viaggiatrice, teologa, scrutatrice. Maria, donna dell'assemblea, che presiede la celebrazione della Pentecoste secondo i costumi del suo popolo. Statue e immaginette l'hanno legata, rappresentata in posa statica tra nubi e lune, lei che spese tutta la sua vita a camminare, il cui cuore non conobbe tregua, donna dai sandali consunti per le passeggiate montane, per far visita alla sua parente, per annunciare. Ed è per questo che con tutto il cuore la chiamo madre, dice Sant'Oscar Romero. La chiamo madre, come la mia mamma era una lavoratrice instancabile e una donna del popolo. E guardando a Maria e confidando in lei, ma Maria così, non quella sdolcinata che tante volte abbiamo reso, che possiamo veramente intendere il significato della redenzione, dell'incarnazione ed essere costruttori di pace. E termino con un augurio. Gesù è entrato nel tempo per prendersi cura dell'uomo e del creato e ci ha aperto la via della pace. Allora, senza paura, percorriamola. Amen.